Eccoci qua, questa sera vogliamo raccontarvi di una dimensione che nel mondo contemporaneo è quasi andata persa, quella del viaggio verso l'ignoto, del viaggio in solitaria in cui ci si spoglia di ciò che uno è per incontrare una cultura altra. Oggi nel mondo iperconnesso paradossalmente siamo dappertutto, ma siamo davvero distanti da tutto. E noi stasera incontriamo un caro amico di Gheo, un grande viaggiatore, un esploratore, un documentarista, ma anche un fotografo, un pittore, uno scrittore, Maurizio Laibe, che è in collegamento con noi. Buon pomeriggio Maurizio, eccoti qua, come stai? Bene, ciao. Ciao, bentornato a Gheo, siamo qui per presentare un tuo libro splendido. Sono contento di rivederti. Sì, anch'io. Voglio far vedere il tuo libro prima, bellissimo. 50 anni di viaggi tra i popoli della Terra. Questo libro è un documento di un mondo in parte perduto, è un documento di un modo di viaggiare e di incontrare gli altri e di incontrare anche se stessi attraverso l'incontro con l'altro. Maurizio, ha segnato la tua vita il viaggio, no? Che cos'è stato per te viaggiare? Cosa ha significato? Ma sai, io ero un giovane come tanti, di belle speranze e in attesa di capire cosa avrei fatto da adulto. E poi per curiosità e per la voglia di evadere anche dalla provincia in cui sono nato, la città di Novara, ho cominciato a viaggiare con degli amici e poi man mano ho realizzato dei viaggi più mirati, dei viaggi specifici, soprattutto di carattere etnoantropologico, andando a cercare tante popolazioni del mondo nei vari continenti, e tutta questa esperienza mi è servita per naturalmente prima fare dei reportage fotografici e poi per realizzare i documentari, molti per Gheo & Gheo come tu ben sai, e per scrivere libri. Ormai questo è l'ultimo di una ventina di libri, che però è un resoconto di tutta la mia vita passata in questo modo. Ecco, tu hai avuto il privilegio, Maurizio, di incontrare tante popolazioni cosiddette primitive. In realtà sono popolazioni che secondo me nel loro contatto, nel loro rapporto con l'ambiente, con la natura, hanno molto da insegnare a noi moderni. Hai incontrato tanti popoli che oggi forse non ci sono neanche più o che vivono condizioni di estrema fragilità. Dove sei stato? Ovunque, no? Dalla Papua Nuova Guinea all'Africa. Ma io ho girato un po' dappertutto, però diciamo che le aree del mondo che ho maggiormente frequentato sono certamente l'Amazzonia, dove ho compiuto 17 viaggi e spedizioni con l'aiuto di naturalmente di personaggi locali che ne sapevano anche più di me, antropologi eccetera, e la Nuova Guinea, in particolare la Nuova Guinea indonesiana, perché è la parte, insieme all'Amazzonia, la parte meno conosciuta ancora del mondo, dove sopravvivono dei piccoli gruppi etnici, al massimo di poche centinaia di individui, che però non, in qualche caso sono ancora totalmente ignoti. Pensa. E com'era il tuo approccio con questi popoli? Beh, è chiaro che per arrivare c'è tutto un sistema di approccio, come ben sanno tutti gli specialisti di questa materia. Per esempio in Brasile, per quanto riguarda gli indios, ci sono delle figure che si chiamano sertanistas. Il termine viene da serton, che vuol dire la boscaglia dell'interno, e che sono degli specialisti della selva e delle abitudini di vita degli indios. Ecco, queste persone quindi sanno trattare gli indios e sanno naturalmente prendere tutte le misure per difenderli, ma non è una cosa semplice, possono passare anche degli anni per riuscire ad avvicinare queste popolazioni. E oggi la situazione nel caso specifico degli indios è molto drammatica, perché sotto il governo Bolsonaro sono completamente abbandonati a se stessi. E naturalmente nel caso della pandemia di Covid puoi immaginare quello che sta succedendo. Abbandonati a se stessi è la cosa migliore, perché spesso sono scacciati dalle proprie terre, no? Sono marginalizzati. Sì, però bisogna anche proteggere i territori dove vivono queste popolazioni e demarcarli. È la prima necessità.
perché se tu non proteggi il territorio in cui viene scoperta una popolazione nuova, diciamo così, sconosciuta, quella popolazione è a rischio totale, perché ci sono i neo-brasiliani, i coloni, diciamo, che entrano nella foresta e vengono a contatto con queste popolazioni e portano le malattie, nella migliore delle ipotesi, oppure sparano contro queste popolazioni. Ecco. Maurizio, si smette mai di viaggiare? Se uno è viaggiatore? Ma dunque, con l'età si rinuncia gradatamente a dei viaggi che sono sempre più impegnativi. I viaggi fatti in Amazzonia e in Nuova Guinea sono dei viaggi, non sono delle passeggiate naturalmente. Io non ho mai enfatizzato questo tipo di attività e di viaggi, però devo dire che naturalmente, come ben sai, ci sono viaggi e viaggi, e soprattutto il viaggiare dipende dagli scopi e dalla professionalità di chi viaggia, naturalmente. Maurizio, cosa ti ha insegnato tutta questa umanità così diversa che tu hai potuto conoscere, raccontare anche e documentare, no? Per tutti. Mi ha insegnato tantissime cose, naturalmente. La cosa fondamentale è che mi ha insegnato a rispettare gli altri. Rispettare gli altri, e il viaggiare mi ha insegnato a viaggiare da solo. È importante viaggiare da soli, anche se, come dire, non tutti se la sentono di viaggiare in questo modo, perché è l'unico modo per sentirsi veramente degli estranei, dei signori nessuno in mezzo agli altri. Questa condizione di estraneità praticamente ci spoglia di tutti i rapporti identitari con la nostra società, con la famiglia, con tutto quello che è il nostro io e la nostra identità, e ci permette quindi di venire a contatto con gli altri. Io ho fatto dei viaggi di 8 mesi da solo, di 6 mesi da solo, uno in particolare in Africa, uno dei primi viaggi che ho fatto, molto lungo, per cercare di condividere le condizioni di vita degli africani, e quindi utilizzando sempre soltanto mezzi africani. Certo. E questo mi ha permesso di capire tante cose che non avrei capito se non avessi fatto questa esperienza, se avessi letto anche tanti libri scritti da altri, ma certo, l'emozione e la conoscenza diretta è fondamentale. Oggi con internet c'è questa, come dire, credenza, diciamo, per cui si pensa che tutto ormai sia possibile conoscere. Non è così, è una pura illusione. Ci manca il contatto con la realtà, bisogna viaggiare per conoscere, non è sufficiente. Sono d'accordo con te, e oggi i tuoi documentari hanno proprio un valore di documento antropologico, ma anche storico, perché raccontano, no, appunto, di tanti mondi ormai perduti, come questo tuo bellissimo libro. Maurizio, io ti ringrazio tantissimo di essere tornato a trovarci. E alla prossima, allora, e buon viaggio. C'è qualche posto dove stai meditando di andare? Ma per il momento sto raccogliendo tutta una serie di documenti per scrivere altri libri, però certo, io di materiale ne ho accumulato moltissimo, perché capirai, 50 anni di viaggi in tutto il mondo mi hanno permesso quindi di raccogliere molto materiale. Ma l'hai visto tutto il mondo? C'è un posto che ti manca, dove vorresti andare? È impossibile vedere tutto il mondo, e come sai molti si chiedono, in particolare se lo chiede un antropologo della contemporaneità come Marc Augé, che si chiede: ma fino a quando potremo essere dei viaggiatori? Non siamo mai stati così vicini a una possibilità reale di ubiquità, dice Marc Augé, ed è la verità. Però non dobbiamo dimenticare che esiste sempre la possibilità di conoscere con occhi diversi la realtà. Certo. E quindi l'avventura della conoscenza non finirà mai. Grazie. Grazie a Maurizio Leicheb, è stato un piacere davvero. E adesso, ciao caro. Ciao, grazie a te. Ciao.